Ciao! Grazie a tutti quelli che stanno guardando, ascoltando questi precetti, comandamenti, regole e soprattutto grazie a tutti quelli che hanno fatto i complimenti alla mia cravatta. Pensare che mio figlio l'ha definita ignorante. Adesso vi propongo il sesto precetto, comandamento, qual era l'altra cosa? Regola, bene, che è non avere mai, mai, mai obiettivi a scuola e nella vita. Chiariamo prima che cosa vuol dire obiettivo, perché molti pensando all'obiettivo pensano a quello della macchina fotografica o quello della cinepresa. Non stiamo parlando di questi obiettivi. Sto parlando di avere una cosa da fare, sostanzialmente, no? Quindi ti voglio dare velocemente alcune regole per non farteli, che sono dei grattacapi inutili e delle perdite di tempo, e soprattutto poi quando non li raggiungi ti senti abbastanza, come dire, un non bene. Allora, prima cosa da fare, se invece li raggiungi non te ne accorgi. Quindi, prima cosa, qualsiasi attività tu faccia allontana da te con ribrezzo qualsiasi fine o scopo. Quindi, se vai a scuola, cerca di far passare la giornata. A proposito, ribrezzo, ti è chiaro che cosa significa? Insomma, una cosa che fa un po' schifo, no? Come se tu cammini per la strada, vedi una cacca, ci metti un piede sopra, ti fa un po' schifo, no? Quindi ribrezzo un po' quello. Ricordati che tu hai bisogno di divertirti. Questa è la parola fondante dello studente felice. Divertirti, non pensare a nulla. Anche perché divertirti ti spetta di diritto. I tuoi padri, non è che ne hai 4 o 5 di padri, non può essere, ma i padri si intende il tuo papà, il papà di tuo papà, il papà di tuo papà e via di seguito, no? Quindi diciamo i tuoi antenati, che sono quelli che in televisione Anna e Barbera ha trasformato in quei primitivi che dice Fred Flintstone, forse tu non ricordi, io sono molto più vecchio, me li ricordo, era una cosa molto divertente, ma non c'entra niente questa cosa. Comunque, ricordati che i tuoi padri antenati hanno lottato perché tu abbia un'istruzione pubblica. Tu non darci peso, secondo me non, vivevano in un altro mondo, non sapevano cosa sarebbe successo adesso, siamo molto avanti, no? Quindi non abbiamo bisogno di porci degli obiettivi, ci pensa il 5G, il 4G, il 3G, il GGG, ci pensano tutti ai tuoi obiettivi, non pensarci tu. Anche perché nella vita avere degli obiettivi comporta lavorare, brutta parola che va in contrasto con divertirsi. Poi vuol dire, è molto pesante questa cosa, cerca di metterti nei miei panni mentre ti sto dicendo, ad esempio impegnarsi, è anche brutta come impegnarsi. Ancora peggio, un'altra parola che fa parte dell'avere obiettivi, te lo dico una volta, te lo dico anche velocemente, comporta responsabilità, basta, ho finito. Quindi stai molto attento quando ti dai degli obiettivi, degli scopi o quello che ti pare che comportano davvero un gran casino nella vita. Quindi non avere obiettivi a scuola e nella vita è il precetto, comandamento, regola numero 6. Ciao, alla prossima!
bananas.